Nove Food giuridicamente sono degli alimenti che non hanno avuto un consumo significativo prima del 1997. Quindi non vuol dire di per sé che non sono alimenti, vuol dire che non sono stati oggetto di un consumo interessante di mercato con una certa presenza e diffusione all'interno dell'Unione Europea prima di quella data. In pratica, o sono alimenti che hanno una storia alimentare fuori dall'Unione Europea, o sono proprio dei nuovi alimenti, cioè delle sostanze che non sono mai entrate a far parte della dieta di nessuna persona né nell'Europa né fuori dall'Europa, ma che ambiscono a diventare. Il novel food in pratica, quindi come nuovo alimento o alimento ottenuto con un processo di produzione talmente nuovo da essere diverso dal suo simile, dal suo gemello tradizionale. Questo alimento può circolare soltanto se autorizzato a livello europeo con una procedura piuttosto significativa che mira sostanzialmente a verificare, uno, che sia sicuro, perché non si conosce, due, che abbia un senso questo nuovo prodotto, che abbia una sua significatività, e tre, che ci sia anche un'informazione adeguata al consumatore, perché se io vado a comprare un prodotto, diciamo così, tradizionale, farina, latte, uovo, un gelato, più o meno so che cosa compro, perlomeno ho un'esperienza d'uso, e quindi di consumo, quindi di acquisto, un novel food e io legittimamente non so che cosa sia. Quindi ecco che a novel food spesso è associata, non sempre, può essere associata secondo il provvedimento di autorizzazione, una particolare attenzione in tema di informazione, cioè il novel food spesso è accompagnato da un'informazione in etichetta particolare. Questo direi il quadro. In pratica tutti i prodotti, quasi tutti i prodotti di biotecnologie, quasi tutti i prodotti che escono dalle pensati nei laboratori o anche in campagna con nuove metodiche possono essere dei novel food.